Buongiorno popolo di OneFootball e bentornati come al solito a Zona Mista. È qui che parliamo dei temi caldi del calciomercato, del calcio in generale. Oggi di cosa parleremo? Parliamo di Dybala, resta o va? Parliamo di Cutrone e la sua partenza imminente dal Milan e poi uno dei tormentoni di ogni estate del calciomercato che si rispetti, ovvero, ma questi prezzi non sono un po' gonfiati? Con noi ci sono dalla redazione italiana di OneFootball Giacomo Gallardini e al solito il caporedattore Giovanni Armanini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo da Dybala, non si capisce quale sarà il suo destino, lui vorrebbe rimanere alla Juventus, ora la Juventus vorrebbe intromettersi su Lukaku proponendo in scambio Dybala, resta, va, che si fa? Allora, io so che Dybala torna e dice alla società, Dybala è disponibile ad andarsene. Chiaramente la società gioca le sue carte e dice Dybala vuole stare, farà il massimo e tutto quanto, ma Dybala è ufficiosamente sul mercato, quindi può andare, ci sono delle ipotesi, è trapelata questa ipotesi Lukaku per Dybala, che è più un auspicio del Manchester United che non della Juventus, perché la Juventus su Dybala vuole andare a monetizzare, a fare cassa e che cassa peraltro, un'operazione importante. Forse stanno incontrando delle risposte, delle proposte inferiori alle attese, questa è la realtà, e poi la cosa vera è che la Juventus in questo momento, credo che prima di Dybala, abbia una serie di esuberi, Matuidi, forse Mandzukic, probabilmente Higuain, Dira. certamente Khedira, quindi ha una L'abbiamo situazione di detto, sfruttamento. diciamolo, l'abbiamo detto anche in uno dei nostri video precedenti e ve lo mettiamo qua su così ve lo potete rivedere. Sì, no, chiaramente. Quindi ci sono. È un mercato molto, molto caotico, un mercato caotico per tanti. È un mercato in cui la Juventus sicuramente può andare a fare questa operazione di Dybala in uscita. Io credo che onestamente in questo momento lo do ancora 50-50, cioè può succedere, può non succedere, serve un'offerta importante. Stiamo a vedere, è ancora, sarà una bella, un bell'ultimo 10 giorni, ma perché è l'8 di agosto, settimana prossima, giovedì prossimo, si chiude in Premier League. E quindi da lì in poi i club di Premier non potranno più acquistare, i nostri potranno acquistare e cedere, quelli di Premier potranno solo cedere, quindi però il fatto che i club di Premier, che sono poi quelli che fanno il mercato, che mettono i soldi sul mercato, cambiano un po' la prospettiva nel momento in cui non possono più acquisire. Tu come la vedi? Dybala sicuramente è un ottimo elemento per poter, diciamo, risolvere due casi in casa Juventus, se così vogliamo chiamarli. Uno è la necessità comunque di creare plusvalenza. È stato uno degli obiettivi cardine appunto di Paratici e Nedved nelle ultime sessioni di mercato e l'altro è appunto cercare di trovare una situazione in cui il giocatore possa trovare continuità in una formazione in cui anche Sarri sta cercando di sperimentare e di, diciamo, cercare di convincere Dybala a rimanere. È stata celebre la conferenza stampa in cui ha cercato di spiegare come avrebbe potuto utilizzare Dybala Sarri nel suo nuovo scacchiere, quindi non solo come falso 9, ma anche come trequartista dietro le punte. Quindi penso che stia cercando di dargli una prospettiva che è simbolo, secondo me, che Dybala ha manifestato, come Giovanni ha detto, l'intenzione di. Ecco, che è aperto a poter cambiare aria, avere una cessione. Il Tottenham sicuramente è una piazza importante dove lui può trovare la sua dimensione e rilanciarsi come top player, secondo me. E sempre parlando di giocatori in partenza, c'è il caso Cutrone che Il sta caso. prendendo un po' piede, ovvero Cutrone parte, va via dal Milan, probabilmente in direzione Wolverhampton, sembra ormai tutto già fatto. È una situazione appunto anche questa molto particolare proprio perché Cutrone sembra sul punto di partire, tanto che ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti, dove il Milan appunto è impegnato per l'International Championship Cup. C'è dietro un regista molto importante di questa operazione che è Jorge Mendes e che quindi è, diciamo, sinonimo dello stato molto avanzato della trattativa. Il Milan si deve privare di un elemento che, a mio modesto parere,
è un elemento su cui il Milan avrebbe potuto contare, perché comunque è un ragazzo giovane, come l'ha definito Capello, che è ideale perché rimane in panchina e entra, si fa sempre trovare pronto, non ha mai fatto un caso, ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, quindi i tifosi hanno reagito con un po' di perplessità a questo tipo di operazione. Dall'altro lato, ovviamente, il Milan ha bisogno di fare cassa ora, quindi con formule di pagamento certe, quindi nessuna dilazione, nessun prestito con diritto di riscatto, ma ha bisogno di cash perché appunto vuole raggiungere obiettivi di mercato che possono svoltare soprattutto davanti la situazione. Quindi Cutrone, io dico, è una perdita per lo spogliatoio, ma è un sacrificio imposto comunque dai dettami anche dell'UEFA sul Milan. Quindi. E quindi adesso il prossimo passo qual è? Ma no, è un mercato difficilissimo per il Milan. Io non dimenticherei, vedo un po' di negatività intorno al Milan, non dimenticherei che la squadra è arrivata comunque a un punto dalle prime quattro, quindi insomma il budget di mercato è quello. Comunque il Milan ha già fatto la mia impressione è quella che il Milan stia facendo un mercato comunque abbastanza intelligente. Io lo definirei nello schema, funzionale alle richieste di Giampaolo, ma forse poco appariscente, forse per quello che... In certi casi i mercati appariscenti risultano essere quelli poi alla fine più redditizi. 2 anni fa era un Milan, che vi ricordate, no? Quello del passiamo alle cose formali. Poi quest'anno invece alle cose formali c'è passata l'UEFA. E quindi insomma c'è stata un po' questa evoluzione, perciò io dico che acquisti mirati e con idee chiare sono la cosa che in questo momento il Milan deve fare, e il Milan, ripeto, ha fatto degli interventi mirati, poi è il campo a dover fare. Abbiamo parlato di acquisti funzionali, acquisti appariscenti. È un tormentone un po' di tutte le estati, è sempre, ma questi prezzi che si sono alzati così tanto, queste richieste così esose, questi record di mercato, hanno un senso o stiamo esagerando, stiamo rompendo in qualche modo il giocattolo? Sì, ieri Karl-Heinz Rummenigge ha detto molto chiaramente che lui non vuole inseguire questo tipo di trend, ma lui è abituato bene perché prende i giocatori a zero per l'anno dopo dalle squadre tedesche, e quindi insomma lavora in un mercato un po' particolare. Diciamo che qui c'è una somma di mercati con diverse situazioni. Sicuramente quello che fanno le nostre squadre, benché, come già dicevo qualche settimana fa, assolutamente legittimo e legale, è rischioso, cioè scambiare giocatori, 717 milioni di cui solo un quarto si muove cash, è un atteggiamento rischioso, legittimo e legale, ma molto rischioso. Però stiamo vedendo anche il mercato inglese, quando i soldi non ci sono nel mercato inglese, i soldi non si muovono se non ci sono. In questo momento tutti stanno aspettando il colpo che sblocca, che potrebbe essere Lukaku o che potrebbe essere Pogba ad esempio del Manchester United, che potrebbe poi sbloccare 3, 4, 5 colpi. La dimostrazione però è questa: quando ci sono i soldi e quando si possono spendere, il mercato inglese spende e spende volentieri. È successo con Alisson, è successo con Van Dijk lo scorso anno, non sta succedendo quest'anno, anche perché prenderanno 200 milioni in meno complessivi dai diritti TV nel nuovo triennio, e quindi i club inglesi, che ragionano molto in maniera lineare, non vogliono andare sotto. Quindi È una situazione molto molto complessa, ma dove, se si vanno a vedere i caratteri singolari e le caratteristiche, si possono intravedere delle cose che io definirei tutt'altro che folli, anzi molto sensate. Se si vuole stare al top, le nostre sono costrette a ragionare in un modo, le inglesi, che tanti soldi hanno, possono fare diversamente. E in questo scenario io vorrei inserire, per chiudere, anche un po' quello che sta succedendo riguardo a Griezmann, quindi l'Atletico che ha contestato il trasferimento, e bisogna un po' capire cosa succederà, quali sono gli scenari. È una situazione che poi è molto complicata dal punto di vista diciamo legislativo, perché poi potrebbe creare un precedente, no? Come la famosa legge Bosman dei tempi, cioè nel senso che se, come ha detto appunto Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid,
i Colchoneros veramente si appelleranno a rifiutare il transfer per autorizzare Griezmann a giocare, si creerà un precedente che probabilmente andrà a influire su tutte le future trattative in cui c'è una rottura totale tra il giocatore e la squadra, con la volontà del giocatore dell'Etourage di lasciare la squadra, pagare appunto di tasca propria la clausola rescissoria, con tutte le conseguenze anche economiche e finanziarie del caso, e se questo dovesse presentarsi sarà un bel problema, perché poi secondo me sarà anche un altro tema per appunto la FIFA o l'UEFA in questo caso da regolamentare, perché non potranno far passare una ripicca giusta o meno giusta dal punto di vista professionale dell'Atletico Madrid appunto contro il Barcellona, che io potrei definire anche forse che ha forzato un po' troppo la mano, soprattutto dal punto di vista anche mediatico, cercando comunque di influenzare un certo tipo dell'opinione pubblica eccetera eccetera, che però comunque fa parte del gioco delle trattative, quindi è una situazione spinosa, creerà un precedente, io credo che si risolverà per il meglio, perché l'Atletico Madrid non so quanto possa esporsi per negare questa autorizzazione. Vedi Giacomo, è un riferimento perfetto quello alla Bosman. Io penso che esattamente come in quel momento della Bosman, io purtroppo posso raccontare perché ne ricordo l'evoluzione, c'era... saltò un sistema, saltò anche un tipo di rapporto tra i giocatori e i loro club, ma quello che sta accadendo oggi è questo: sta entrando in grandissima crisi il sistema dei cartellini, il sistema dei valori patrimoniali, delle attività patrimoniali attraverso i cartellini, perché è tutto ciò che oggi sta bloccando il mercato. Io da questo punto di vista non so con quali forme ovviamente che andranno definite, ma vedo nel futuro del calcio una evoluzione verso un sistema molto più simile a quello degli sport americani, con un professionista che firma un contratto per tot tempo, una transazione in denaro che non può superare un tot, che è una pura contropartita a bilancio subito, costo immediato, e che ci solleva da un sacco di dietrologie romanzate di mercato che onestamente stanno diventando il centro di un mercato poco funzionale alle questioni sportive. Perché se io oggi vi chiedo, ma ragazzi, ma davvero quante squadre possiamo dire che quest'estate hanno lavorato prima in ottica tecnico-tattica e poi in ottica finanziaria? Voi cosa mi potete dire? Beh, forse è una quota marginale, sì, quella dei club che lavorano sulla tattica e sulla tecnica prima che sul sistemare i bilanci. Questo secondo me in uno sport che deve generare entertainment, divertimento, spettacolo, non è più sostenibile. Il prossimo fair play finanziario deve essere questa cosa qua. Certo. Sì, non più guardare i bilanci delle squadre, che tante volte è anche una perdita di tempo. Devo dire, bisogna andare a mettere un tetto alle rose, non si prestano più i giocatori, o il giocatore è tuo o il giocatore è di altri. In questo modo tu limiti la possibilità dei grandi club di egemonizzare, di monopolizzare un mercato. 24 si mette una deadline, una data, da quel momento in poi quelli che hai in esubero sono liberi, punto, e hai fatto la tua rosa e gli altri possono andarseli a prendere. Basta con quegli ammortamenti, le cose, oddio, davvero, facciamo i giornalisti, vorremmo parlare di calcio, poi a me piace anche parlare di economia, ma insomma, onestamente sta diventando, il vaso comunicante sta andando troppo a favore di questi aspetti economico-finanziari. Abbiamo avuto una puntata bella pregna, e allora vi diamo appuntamento come al solito la settimana prossima, e come al solito vi chiediamo di suggerirci nuovi argomenti nei commenti. Cliccate qui e qui, cliccate, no? Cliccate dove volete, dappertutto, seguiteci, campanella, leggete gli articoli sull'app e noi vi aspettiamo settimana prossima. Ciao!